Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Bene, benvenuti in questo nuovo podcast. Continuiamo a parlare di Medio Oriente, continuiamo a parlare quindi del conflitto israelo-palestinese. Un conflitto molto importante. Un conflitto che deve essere preso in considerazione per quello che realmente è, per quello che realmente rappresenta, ovvero tutto il mondo dipende da questo conflitto qua. Non è solamente la parola di Dio a dirlo, ma sono tutti quanti i massimi vertici esperti in materia di Medio Oriente, conflitti del genere che si concretizzano sempre in Medio Oriente, perché come già detto, tutto ciò che si concretizza in Medio Oriente ha come finalità Israele. Già l'ho spiegato in altri video, per esempio quando l'Iraq fu attaccato con la scusa di possedere armamenti nucleari, quando in realtà chi si stava studiando di possederli e chi stava mettendo in pratica tutto l'apparato necessario per possederli era ed è ancora oggi l'Iran. Non solo l'Iran non è stato attaccato, ma è stato attaccato l'Iraq. Questo perché? Beh, il perché lo abbiamo spiegato nei video dedicati. Ma adesso atteniamoci a quello che ci interessa in questo podcast. Guerra Medio Oriente, guerra Israele, guerra israelo-palestinese, guerra Israelo-Hezbollah, guerra Israelo-Iran, guerra Israelo Houthi, guerra Israele, Damasco, Libia. La guerra è in Medio Oriente sviluppata per il controllo del medesimo territorio. Vedi la Russia in Afghanistan, che sarebbe stato il trampolino di lancio per il resto del Medio Oriente. Come già detto, vedi gli USA in Iraq. Vedi quello che succede fra appunto Iran e Israele. Perché questo? Perché il Medio Oriente viene conteso e quindi le principali nazioni che vorrebbero prenderne possesso sono il vecchio Impero Ottomano con Erdogan a capo, appunto la Turchia, l'Iran, che non sono arabi ma sono indo-europei, e ovviamente l'Arabia Saudita. Queste tre entità locali sono le tre entità che se lo stanno litigando, e intorno ci sono i marpioni, ovvero Russia, Cina e Occidente con a capo gli USA. Che cosa è in gioco? È in gioco la libertà, la tolleranza, l'uguaglianza, i diritti umani, la vita stessa, lo studio, la libertà dello studio, dell'accademia, i premi Nobel, l'agricoltura, libertà di religione e molto altro. Tutto questo lo rappresenta Israele. Tutto questo lo rappresenta quindi l'Occidente. Tutto questo lo rappresenta appunto gli Stati Uniti di America, che sono a capo dell'Occidente. Ecco perché il grande nemico da abbattere è proprio l'America, gli Stati Uniti. Perché se tu riuscissi ad abbattere gli Stati Uniti, poi abbattere Israele, secondo loro, sarebbe un gioco da ragazzi. Dall'altra parte abbiamo l'Islam, quindi abbiamo l'apartheid, la schiavitù. Considerate che in tutte le costituzioni delle nazioni islamiche viene richiamata la Sharia islamica. Quindi non esiste una costituzione laica, almeno nero su bianco. L'uccisione delle donne, l'uccisione dei cristiani, l'uccisione degli ebrei, l'uccisione degli omosessuali e molto altro è contemplato nella religione islamica. Nero su bianco viene scritto nel Corano e non solo. Loro vogliono svincolare da questa
realtà dicendo che si tratterebbe di costumi delle nazioni, non, anche se fosse così, se non è pan, è pan bagnato, ma alla fine tutti i costumi di tutte le nazioni islamiche sono questi. Magari al momento in qualche nazione possono sembrare dormienti, ma a parte che non è così, ma comunque ciò che dorme non significa che non esiste, oppure che è stato estinto. Basti pensare, a proposito di apartheid, che se tu vai negli Emirati Arabi, nell'Arabia Saudita e quant'altro, centinaia di migliaia di persone entrano in stato di umiltà per trovare lavoro, vengono privati dei loro passaporti e vengono schiavizzati. Questa è la norma. In Israele tutto questo non accade, ma guarda caso gli ebrei vengono accusati di concretizzare l'apartheid, mentre gli altri che realmente lo concretizzano non vengono presi minimamente in considerazione. C'è da considerare in tutto questo caos regionale l'altrettanto caos che si sta concretizzando a livello mondiale, ovvero la conseguenza, quindi il crescimento delle comunità islamiche nel mondo, ovvero come queste stanno giocando un ruolo nell'impulso dell'antisemitismo. Vedi il Qatar e in quantità minore l'Iran, come queste finanziano le principali facoltà, le più importanti facoltà del mondo. Ecco perché queste stanno promuovendo l'antisemitismo. Basta vedere quelle situazioni dove centinaia e alle volte anche migliaia di tende sono sparse e sono esattamente tutte uguali. Casualità? Che tutti quanti gli studenti per centinaia e migliaia di volte si sono accordati nel comprare le tende allo stesso produttore? Direi proprio di no. Quindi dietro c'è una vera e propria organizzazione. A sua volta la sinistra, con la famosa Fabian Society, della quale abbiamo già parlato abbondantemente nei video dedicati, lo stalinismo hanno creato altri basi per la concretizzazione dell'antisemitismo e del nazismo. Vedi ad esempio le leggi di Norimberga, come praticamente confrontandole con le leggi della Fabian Society sono le medesime. La domanda del milione è: perché la sinistra odia a Israele e agli USA? Beh, in parte abbiamo già risposto a questa domanda, perché loro rappresentano quello che sono: la democrazia, l'uguaglianza, diritti per le donne, libertà di espressione, libertà di religione, eccetera, eccetera, eccetera. Non dimentichiamo che l'Occidente fonda la sua essenza sulla Bibbia, anche se dice di essere laica, in realtà lo sarebbe, ma i diritti che appunto promuove sono diritti biblici, mentre invece tutte le altre nazioni, cominciando da quelle islamiche, non posando nulla sulla Torah, sul Tanakh, sull'Antico Testamento, sul Nuovo Testamento, tutte queste cose non le concretizzano, anzi sono la distruzione totale della libertà, della dignità umana, della libertà di espressione, dell'uguaglianza e diritti per le donne e così via discorrendo. Le manifestazioni pro-palestinesi che si stanno concretizzando a livello planetario sono spontanee, ovvero manipolate? Beh, come già detto prima, lo vogliamo ripetere, in parte abbiamo già risposto a questa domanda, perché sono manipolate. Milioni di persone muoiono ogni anno in Africa per via del franco francese. In Cina centinaia di migliaia di persone
sono perseguitate, messe nei campi di concentramento, il cristianesimo viene perseguitato, la libertà di espressione non esiste. In Asia centinaia di migliaia di persone muoiono, nei paesi islamici non ne parliamo, vedi quello che succede in Venezuela, milioni di persone senza tetto, torture e così via discorrendo, mai nessuno negli anni, nei decenni, nei secoli ha mai detto nulla, mai marciato, si è mai lamentato, si è mai strappato i capelli. Improvvisamente però tutti quanti pretendono i diritti del new popolo nato da pochi anni palestinese, e noi rispondiamo che i pro-palestinesi amano i palestinesi come una meretrice ama il proprio cliente di turno. Così. Hamas lo si vuole far passare per una sorta di guerra allo stile di Fidel Castro, quando in realtà altro non vuole essere che un vero e proprio atto di terrorismo, ovviamente di matrice islamica. Hanno ucciso non solo in Israele, ma in mezzo mondo, cominciando da Buenos Aires. In Europa, molto presto, inizieranno una carneficina. A dirlo questo è lo stesso Islam, il quale, come già detto in più video, quando una nazione conquista un'altra nazione, la prima cosa che fa è issare la propria bandiera. Bene, la bandiera mal chiamata palestinese, che altro non vuole essere che la bandiera della OLP, non è la bandiera della OLP, ma è la bandiera dell'Islam, che è stata issata perché ormai l'Occidente è completamente invaso di moschee, di islamici, si trovano ovunque, le facoltà ormai sono state conquistate perché vengono sovvenzionate dall'Islam, praticamente ci hanno conquistato e hanno issato la loro bandiera, la quale come cavallo di Troia si vuole far passare per la bandiera di una organizzazione chiamata OLP, terrorista tra l'altro, quando in realtà essa non è altro che la bandiera dell'Islam, issata, che annuncia la conquista dell'Europa, e molto presto le vedremo delle belle. Altra domanda importante da farci è la seguente: è possibile combattere l'antisemitismo? La risposta è no. L'antisemitismo non solo non si potrà combattere, ma non si potrà mai vincere. Così come non si potrà mai combattere e non si potrà mai vincere l'anticristianesimo, perché, come già scritto nel nostro canale Telegram, non esiste persecuzione ebrei senza persecuzione cristiani, viceversa non esiste persecuzione cristiani senza persecuzione ebrei. Parlo del cristianesimo vero, non di quello falso. Lo pseudo cristianesimo cattolico non è cristianesimo. Ora, come già detto, lo vogliamo ripetere, valga la ridondanza, nei video e negli anni lo stiamo dicendo, che l'antisemitismo è vero che porterà alla morte di molti ebrei, ma vogliamo ricordare che la morte degli ebrei porta sempre la morte dei non ebrei. E così come nella Seconda Guerra Mondiale sono morti 6 milioni di ebrei, sono morti 60 milioni di non ebrei. Figuriamoci quello che succederà oggi, quando il mondo si trova a un giorno, anzi a un secondo, dal famoso giorno del Signore conosciuto ai più come la grande tribolazione, ovvero l'Apocalisse, dove viene profetizzato, e ricordiamo che la parola di Dio vanta migliaia di profezie adempiute, che moriranno non meno di 7 miliardi di persone su quasi 8 miliardi. Bene, altro fattore da considerare è che chi impara a odiare gli ebrei semplicemente sta imparando a odiare. Essi dicono delle cose che non hanno senso, gli odiatori degli ebrei, e quindi gli odiatori di tutto e di tutti.
Essi dicono: oh, i mass media sono tutti venduti e tutti controllati dagli ebrei. E allora io faccio la domanda del milione: e allora come mai il 90% dei mass media mondiale sono contro gli ebrei, accusano gli ebrei se questi sarebbero manipolati dagli ebrei? È una buona domanda, non credete? Tutto il mondo sa che in una qualsiasi guerra, a proposito di mass media a favore degli ebrei, tutto il mondo sa, ripeto, che in una qualsiasi guerra è impossibile determinare il numero di vittime in poco tempo, ancor meno in pochi giorni, peggio mi sento, in poche ore, più che mai in pochi minuti. Ci vogliono mesi. Bene, Hamas tutto questo lo fa in tempo reale, cioè cade una bomba, tempo un minuto, ti dicono il numero di morti. Quindi cade una bomba in tale posto, dopo un minuto ti dice 500, 200, 1000, 3000, 5000, quando questo tutti sanno che è impossibile farlo. Bene. A proposito di mezzi mass media controllati, così dicono, dagli ebrei, la BBC, la CNN pubblicano questi dati forniti da Hamas dopo 3 minuti, pur sapendo che è impossibile sapere quante persone sono morti a distanza di 3 minuti, è impossibile saperlo a distanza di giorni, figuriamoci di 3 minuti. Inoltre, a dare queste informazioni è una entità terroristica chiamata Hamas, composta da torturatori, stupratori, assassini di neonati, gente che ha aperto la pancia a una donna incinta per violentarla e per poi prendere il neonato che gli è stato tolto dalla pancia, lanciarlo per aria e farlo cadere su delle spade, metterlo dentro dei forni, e tutto ciò è documentato, ma ovviamente viene messo in dubbio. I video che ci sono vengono messi in dubbio dai pro-Palestine, ma tutto quello che invece dice Hamas mai e poi mai viene messo in dubbio. Tutte le informazioni che provengono dallo Stato di Israele, tutte vengono messe in dubbio, ma tutte le informazioni che vengono da Hamas sono oro colato, sono scolpite sulla pietra. Bene, a proposito di giornalismo, non esiste una migliore forma per distruggere il vero giornalismo che quello che sta concretizzando il giornalismo moderno. L'antisemitismo, oggi come oggi, è diventato il discorso di odio più significativo del mondo, sai? Tant'è che oggi essere antisemita è un dovere, è una etica. È sinonimo di giustizia. Se non sei antisemita, sei ingiusto, anzi, sei un assassino. Wow. Mezzo mondo crede che 15 milioni di persone, ebrei quindi, avrebbero il potere su quasi 8 miliardi di persone e che tutto quello che succede su circa 8 miliardi di persone dipende solamente, unicamente e tassativamente da 15 milioni di persone, e questo lo si pensa da centinaia di anni. Interessante. Mentre invece l'Islam, con quasi 2 miliardi di persone, vengono considerati dei santi. Sì, vengono appoggiati. La gente appoggia l'Islam. Gli omosessuali appoggiano l'Islam. Quando l'Islam appena prenderà possesso, piede in Occidente, la prima cosa che farà è uccidere tutti gli omosessuali. Oggi vi dicono state tranquilli, domani vi uccideranno, uccideranno gli ebrei e uccideranno noi cristiani, e lo hanno anche detto. Oh Alessio, quello è l'Islam radicale. No, quello è l'Islam. Guarda se l'Islam cosiddetto non radicale ha mai marciato contro l'Islam radicale. Non lo ha mai fatto e non lo farà mai. Quindi essere antisionista
o essere anti-Israele? Domanda. Significherebbe questo essere antisemita? Perché alcuni dicono no, io non sono contro gli ebrei, sono contro Israele, sono contro il governo, sono contro il sionismo. Ma tutto questo non vuol dire essere antisemita. Bugiardo. Essere antisionista significa essere antisemita. Sì, assolutamente sì. Anzi, siete i peggiori. Antisionismo significa privare un popolo, nello specifico di Israele, di un diritto internazionale che tutti i popoli del mondo godono. La Giordania, ad esempio, ha avuto la sua indipendenza nel 1946 e con una terra, fra l'altro, che doveva essere degli ebrei. Nessuno dice nulla, nessuno si lamenta. Decine di altre nazioni, in quel medesimo periodo, hanno avuto la loro indipendenza. A tutti va bene. Meno che l'indipendenza degli ebrei, i quali sono stati cacciati dalle nazioni del mondo. Sono stati obbligati a convertirsi al cattolicesimo e non solo, all'Islam e non solo. Gli hanno detto tornatevene nella vostra terra e adesso che sono tornati nella loro terra, che cosa vogliono? Semplice, sterminarli. Quindi l'antisionismo non è altro che antisemitismo puro. Voglio ricordare che i palestinesi, decenni fa, erano 200.000. Adesso hanno oltrepassato i 2 milioni. Sapete cosa dicono le nazioni del mondo? Che c'è un genocidio. Mi spieghi. Come un genocidio può far sì che un popolo da 200.000 unità passi a più di 2 milioni? Come puoi definire lì un genocidio in atto? Ma ti dirò di più, vedi il PIL di Gaza prima dell'anno 2005-2007. Poi nel 2005 prenderà piede Hamas e il PIL cadrà. 5 volte c'è stata la possibilità per i palestinesi per avere il loro Stato, 5 volte hanno rifiutato e molte di queste volte gli è stato offerto tutto quello che hanno chiesto loro. E le prime volte gli è stata offerta la maggioranza della terra, ma i youtuberini che non sanno niente di storia, queste cose non ve le diranno mai. Hanno sempre detto che i palestinesi esistono solo per distruggere gli ebrei. Chi lo ha detto, Alessio? Gli islamici, loro stessi, lo stesso Arafat. I video sono pubblici e tutto il mondo, pur sapendolo, continua ad appoggiarli. Perché? Perché il mondo è antisemita. Adesso vogliono spingere per riconoscerli e faranno del tutto finalmente per riconoscerli. Perché? Perché in questo momento riconoscere i palestinesi come nazione significa riconoscere l'Iran, gli UTI, l'Iraq, il Libano, la Siria, la Russia e così via discorrendo. Cosa c'è in gioco? In gioco c'è molto. La civiltà giudeo-cristiana e tutto l'Occidente in questo momento sono in estremo pericolo. E i dottoroni, gli antisemiti alla Giacinto Butindaro, non se ne rendono conto, dicono cosa c'entriamo noi con quello che succede in Oriente Medio, in Israele. Beh, semplicemente tutta la civiltà giudeo-cristiana di tutto l'Occidente in questo momento è in estremo pericolo. Quello che non si capisce, signori dottoroni, è che le civiltà, così come hanno un inizio, hanno una fine. Ma noi pensiamo che la storia ormai sia finita e che ormai tutto quanto gira intorno di noi e continuerà a girare intorno di noi per sempre. Lo pensavano anche gli antichi quando c'era l'impero romano, dicevano no, ormai la storia è finita. Poi a un certo punto, ops, l'impero romano finisce. Così è per l'impero occidentale, chiamiamolo così in maniera impropria, così è per la democrazia. La democrazia non è così forte come pensiamo.
soprattutto oggi. Basti pensare che su 8, quasi, siamo quasi 8 miliardi di persone, sono solamente 1 miliardo a procacciarla. Quindi la democrazia è circondata dappertutto da ciò che non è democrazia, ma noi la consideriamo superiore, impossibile da battere, interminabile. Falso. Abbiamo fatto i video, vedi la rivoluzione francese con lo scritto che parla del dialogo fra Machiavelli e Montesquieu, che poi quello scritto l'hanno fatto passare, l'hanno trasformato nei protocolli di Sion. Ma questa è un'altra storia. Le democrazie non hanno più identità. I paesi democratici, la popolazione dei paesi democratici è una popolazione senza identità. Un individuo non sa più cos'è. Uomini che dicono di essere donne, donne che dicono di essere uomini, uomini che dicono di essere cani e si mettono ad abbaiare. Uomini che a un certo punto, dall'oggi al domani, perché non hanno identità, con una semplicità unica diventano islamici o Free Palestine. Quindi non hanno identità. Gli occidentali non hanno. Dico non hanno perché io non mi ci metto in mezzo. Pur essendo occidentale, io ce l'ho un'identità, ma siamo pochi. E quindi non avendo più un'identità, per lui può essere qualsiasi cosa, un uomo, una donna, un cane, quello che è, non ha importanza, non hanno identità. Hanno il cervello lavato, sono bipolari e quindi facilmente conquistabili dalle dittature, dall'Islam. Mentre invece, al contrario, queste dittature, questo mondo islamico, non conosce neppur il termine crisi di identità, o essi ce l'hanno l'identità. È ben piantata, è un'identità satanica, sì, ma pur sempre un'identità. In questo momento ci sono due blocchi, due grandi blocchi, che si combattono al mondo. Il blocco occidentale, il blocco est-asiatico e in mezzo c'è il blocco medio orientale. Apro una parentesi, mi viene da sorridere per quanto riguarda il discorso donna, le donne occidentali, le femministe, quelli che hanno la morale, quelli che hanno i diritti, quelli che vogliono i diritti, la donna che ha una forza, che riesce a far tremare, la donna trasformatrice, cari ragazzi, la donna ha dimostrato in Occidente, come discorso generale, di aver fallito. Sì. E lo ha dimostrato il 7 ottobre, quando tutte le violenze che sono state fatte su bambine, su neonate, su ragazzine di 10, 11, 12 anni, donne incinta, violentate, con la pancia aperta, torturate, quant'altro, nessuna femminista su tutto il pianeta Terra ha aperto la bocca, cominciando da dentro l'ONU, per condannare tutto ciò. Perché? Beh, perché ebrei, scusate, ma non siete femministe? Non siete per i diritti della donna? Non siete per il rispetto? Una bambina di 12 anni, 13 anni vale meno che un'altra bambina di 12 o 13 anni solo perché è ebrea? Questa è la donna occidentale. Una donna che, come discorso generale, fa schifo e merita quello che molto presto gli accadrà.
Avete voluto l'Islam? Difendete l'Islam? State tranquille, molto presto arriverà l'Islam. E poi altro che fare video su TikTok dove vi vantate bambine di 15-16 anni che tradiscono il fidanzatino 2, 3, 10 volte. Intanto avere un fidanzatino a quell'età. E tutto questo con l'approvazione delle mamme che insegnano alle proprie bambine a non rimanere incinta. State tranquille, l'Islam non è dietro la porta, è già entrato, è già dentro casa. E quando prenderà piede al 100%, vi metteranno a tutte il burqa in testa, altro che libertà. E poi saranno, scusate come ve lo dico, cavoli vostri. Ma ahimè, ci rimetteremo anche noi. Così come Daniele, il profeta, che era innocente, ci rimise anche lui perché fu deportato e, ahimè, per chi ha questa scuola di pensiero, fu castrato perché fu reso eunuco, eppure era un innocente. Quindi, come dire, Dio vi ha dato una certa libertà per molti anni, chiamata democrazia. Cosa ne avete fatto di questa libertà? Adulterio, fornicazione, lascivie, e chi più ne ha più ne metta. E alla fine avete abbracciato tutto ciò che condanna la libertà. I gruppi terroristici, Hamas, l'Islam e così via discorrendo. Perché? Perché vi siete fatti lavare il cervello, siete in crisi di identità, non avete nessuna identità. Si dice, ed è vero, che gli ebrei non possono perdere una sola guerra. E io aggiungo, neppure la democrazia si può permettere di perdere una sola guerra. Eppure, la democrazia già l'ha persa la guerra. E quindi addio valori, addio libertà, addio uguaglianza. Addio a tutti quei valori che sono il cuore della società occidentale, della società israeliana, della società ebraica, della Torah, del Tanakh, del Nuovo Testamento, valori biblici. Addio, addio e addio. Tutto questo è in gioco. Il mondo islamico, il mondo comunismo odia questi valori, perché sono questi valori che gli impediscono di schiavizzare il mondo, le persone, le donne, i diritti. Ecco che cosa si sta giocando in questo momento in Israele, la vera lotta, la vera guerra. Ecco che cosa sta succedendo. Non date retta ai dottoroni antisemiti, alla Giacinto Butindaro. Cosa me ne importa a me di quello che succede in Israele e in Medio Oriente? Non date retta, essi non sanno nulla. In Israele, in Medio Oriente, c'è in gioco tutto questo. È il mondo islamico, il mondo comunista che sta attaccando i valori della libertà, dell'uguaglianza, del rispetto delle donne, del rispetto delle masse, della democrazia. E per abbattere tutti questi valori bisogna iniziare da Israele, che è ciò che rappresenta tutti questi valori in virtù di essere i possessori e i detentori degli oracoli di Dio che promuovono tutti questi valori. Ma noi sappiamo che profeticamente tutti questi valori dovranno cessare, perché la bestia, l'anticristo, è già in mezzo di noi. Ma ciò che deve essere tolto, che al momento viene ritenuto, quando sarà tolto, allora apparirà quell'empio, cioè la Chiesa. Chi ha orecchie per udire, ascolti. E oda.
Con voi, come sempre, Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom, Baruch Hashem.